ragazzi, riecco tutti quanti carichi e impanti nel canale, una bella Arzilli con notizie clamorose che vedrebbero anche la possibile sostituzione di Morata con delle opzioni ghiotte, tra cui Werner e Gabriel Jesus, e se non dovessero andare in porto quelle, si sono fatti anche i nomi di Simeone, di Arnautovic e di Muriel. Quindi andiamo un attimo ad analizzare questa situazione. Parto con i saluti e i ringraziamenti come sempre a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti nel canale. Svalomagna vi accoglie con un caloroso abbraccio, veramente con onore e orgoglio. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono, tra questi lo Juve Universo Bianconero. Un abbraccio, vi voglio tanto bene. Allora, come vi stavo dicendo, stiamo aprendo un altro capitolo che era cominciato poi ieri con la questione De Paul Morata Ken. Sembrerebbe che la Juve abbia questa paura che Morata non riesca a essere riscattato per il motivo del costo, perché il Atletico Madrid è un po' taccagno, continua a chiedere questi 30-35 milioni, la Juve non vuole smuoversi dalla sua idea di dare 15-18, anche perché chiaramente durante i 3 anni il giocatore si è svalutato parecchio e non vale più quei 55 milioni che poteva valere magari quando è arrivato da noi. Quindi ecco, l'obiettivo qual è? Quello di andare su un'altra punta abbastanza prolifica, chiaramente non parliamo di un cannoniere alla Vlahovic, alla Holland, alla Mbappé, però un Werner e un Gabriel Jesus che fanno quei 20-25 gol stagionali tra tutte le competizioni potrebbero tornare utili, anche perché Morata ha mostrato quest'anno che è un ottimo jolly, può giocare anche sulla fascia sinistra e quindi non puoi mettertelo come seconda punta o prima punta e quindi lì perdi tanti gol. Ti ci vuole, ripeto, un vice Vlahovic e quindi io non disdegnerei sinceramente se andassimo su Timo Werner, che è vero che ha perso la titolarità al Chelsea e purtroppo non ha avuto lo spazio che doveva avere, magari l'allenatore non l'ha visto come poteva averlo visto l'allenatore precedente, perché comunque ha cambiato modulo Tuchel, quindi ha sfruttato questo Havertz in grande spolvero con Pulisic, alle volte Lukaku, insomma diciamo che ha avuto una situazione un po' troppo contraria all'esprimere le sue capacità e quindi ovviamente sarebbe ottimo per lui cambiare aria. Chiaramente questi tipi di giocatori che sono abituati alla Premier, ai ritmi della Premier, difficilmente vengono a Torino, però ovviamente Cherubini ha provato comunque a sondare il terreno, ha aperto questa trattativa e ovviamente se non dovesse andare in porto questa, compresa quella di Gabriel Jesus, che è un nome che ha fatto Allegri da tempi immemori, potremmo andare appunto su queste seconde scelte, che le abbiamo già appunto già snocciolate nelle scorse settimane. Secondo me la più papabile da queste è Simeone, se proprio devi scegliere, perché Muriel ha 31 anni, Arnautovic 33, ed è un giocatore che ha giocato nel Bologna in Italia, prima ha giocato in Stoke City, altre squadrette, insomma non lo vedo una prima punta degna di nota, ecco, perché poi magari nel salto nella grande non renderebbe. E quindi ecco, Simeone è un giocatore invece che è giovane, comunque ha già giocato in diverse squadre di Serie A, è uno che secondo me contro le piccole può fare il suo, anche giocando nella Juve, perché comunque avrebbe molti più palloni giocabili se cambiamo tipologia di gioco, attenzione perché adesso siamo tutti schiacciati in difesa, quindi. Però evidentemente se è un giocatore che ha questa propensione nell'attaccare gli spazi, nell'aggredire alto le difese, nel buttarsi su tutti i palloni, ovviamente anche se una Juve non ha gioco, potrebbe dire la sua, potrebbe trovarsi e ritagliarsi degli spazi, inventarsi delle giocate, inventarsi dei palloni impossibili da arpionare e fare dei gol. Cioè è uno che ha questo sbuzzo, questo genio, questo estro di fare anche gol magari impensabili un po' alla Inzaghi. Chiaramente non regge il paragone con Inzaghi, però è un giocatore che secondo me, se utilizzato nella maniera giusta, e quindi non da prima punta, ma da gregario, lui deve arrivare con la mentalità del gregario, del rincalzo. Seconda, terza punta, stop. Secondo me ti può fare 10-15 gol a stagione, anche in una Juve. Quindi ecco, questo è un po' il dubbio della Juve. Teniamo Morata? Ci costa tot. Prendiamo questi giocatori qua, di seconda fascia? Fanno più gol di Morata, costano meno e anche l'ingaggio costa meno, perché Morata ha 35 milioni netti. Quindi attenzione anche qui alla scelta che faremo. Sono nato anch'io un po' indeciso su cosa pensare della dirigenza, perché ripeto, come avete detto anche voi, un giorno si fanno nomi altisonanti, pazzeschi, no? Da poter ripensare alla Champions da oggi al domani, e poi il giorno dopo si parla di giocatori che potrebbero fare forse i titolari in squadra del sesto posto, settimo posto, forse quinto, e quindi chiaramente chi siamo noi? Siamo la provinciale o siamo la squadra che sta tornando grande e riapre il ciclo? Questo è il mio dubbio più grosso, e quindi volevo appunto riagganciarmi a questo discorso qua, proprio parlando di questa situazione, perché ragazzi io sinceramente, ripeto, continuo e comincio a preoccuparmi, perché non ci sono segnali di svolta, e ne parlavamo anche nelle live precedenti.
cioè la Juve non sta capendo che sta piano piano sprofondando nel dimenticatoio. È vero anche che probabilmente Milan e Inter non prenderanno giocatori straordinari, cioè campioni pazzeschi, perché ovviamente non verrebbero in una squadra che non ha vinto niente come il Milan, l'Inter ha vinto soltanto Coppa e Supercoppa, non ha detto la sua in Champions, il Milan è andato fuori ai gironi, sì, ha vinto il campionato, ma non ha ancora questo appeal, anche se nel DNA c'hanno l'Europa, la sentono come loro, e quindi c'è questa chance incredibile di tornare subito competitivi, ma io vedo che la resistenza tentenna, e quindi è per quello che io penso che cavolo stiamo facendo, stiamo cercando di illudere i tifosi, ed è questo che volevo, appunto a cui volevo arrivare, stiamo cercando di fare campagna per gli abbonamenti, prendere tutti i soldi possibili immaginabili, per poi non investire, perché comunque ti tieni la differenza? Questa è un'altra strategia che potrebbe essere, ragazzi, uno specchietto per la Lodole. Ti metto lì Di Maria, ti metto lì Pogba, che forse arriva, attenzione, potrebbe firmare a momenti. E Kostic, Koulibaly, e prima c'era stato Rudiger. Tutti questi tentativi di aumentare la PIR della Juventus per fare in modo che i tifosi ci caschino, comprano innanzitutto abbonamenti da Zone e Sky, e poi gli abbonamenti per andare allo stadio, per riempire gli stadi. Quindi questo è l'obiettivo loro, cioè fare in modo di sapere, ah ok, noi tutte le volte che c'è la partita di Juventus Stadium facciamo 40.000 posti a sedere, facciamo tot in cassa, che giocatori prendiamo? Seconde linee, vai. Questo è quello che faranno, secondo me. E attenzione, perché se arriva bene là, adesso è cambiato tutto l'organigramma, arriva bene, è uno che tira rimi in barca, che fa il cost control, taglia i costi. E quindi io vedo un futuro un po' a rischio, ecco perché sono preoccupato, perché io ho veramente paura, visto che l'hanno fatto anche negli anni precedenti, che gettino fumo ai tifosi, e quindi non bisognerebbe fare abbonamenti, non bisognerebbe andare allo stadio, però ovviamente questo non succederà, e questo è il problema, e loro lo sanno bene, perché la passione per la Juve è talmente grande che tu non puoi dire no, andare là la domenica, e ovviamente se a Torino in 40.000 fanno l'abbonamento, gli stadi li hai già pieni, anche se a Torino ci sono 1 milione di persone, oppure vengono da sud, vengono da altre parti, cioè fai presto a riempire lo stadio, e quindi ci vorrebbe una rivolta proprio talmente forte per boicottare questa cosa, ma ovviamente non succederà, e questo darà l'input ancora più forte alla dirigenza di dire, ecco, adesso facciamo credere a tutti che torniamo grandi, e poi prendiamo Simeone, prendiamo Molina, prendiamo questi giocatori qua, che sono comunque buoni, ma non da farti fare il ritorno glorioso ai quarti e alle semifinali di Champions. Quindi questa è la mia grande preoccupazione, e tra l'altro chiudo con questo discorso piccante, se vogliamo, e mi fa ben sperare questo arrivo di Bianco come assistente, no? Landucci non so se abbia litigato con Allegri, però Bianco, ricordiamolo, è l'assistente di vecchia data di De Zerbi al Sassuolo e allo Shakhtar. È vero che era molto legato anche Allegri, penso, perché giocavano insieme al Cagliari, nel senso Allegri allenava Bianco, classe 77, ottimo centrale di difesa, ovviamente per le piccole, e non so se sono ancora legati i due, quindi magari a tal punto che Allegri lo abbia scelto come tattico, no? Come assistente per istruirlo sulla tattica, per aiutarlo a vedere delle letture di gioco che non sta vedendo e ampliare le sue vedute calcistiche, perché in questo momento il corto muso non tiene più, cioè ci vuole un gioco moderno e frizzante, no? E quindi ecco, questo è quello, è il mio dubbio. Se per caso stessero suonando questo treno e mettere Bianco per portare De Zerbi da noi, la butto lì, non lo so. Io so che c'è gente che sta già puntando tutto per tutto perché venga lui. Stiamo a vedere, ragazzi, è tutto un terno all'otto. Io non posso dare ufficialità, lo sapete, mi avete visto parlare in maniera molto chiara, non do più dell'1% per la cacciata di Allegri. Ditemi la vostra, lasciate un bel pollicione alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio da me, Danila. Ciao!